Benvenuti in un nuovo video. Allora, prima di iniziare questo video, scusatemi se qui vedete il trimosifone, ma non sto registrando nella mia solita parte perché era un po' occupata, quindi ho dovuto ritornare alla mia vecchia postazione. E mi scuso anche se la luce non è delle migliori e vedete anche gesticolare dietro, ma cercherò di non gesticolare tanto, anche se, come sapete, per me è difficilissimo. Ho solo la softbox, ma fuori c'è un tempo schifoso e sto registrando, vi faccio vedere a che ora sto registrando, alle 7:03 di mattina, quindi però se non registro di mattina, la sera io ritorno tutta sfatta dall'alternanza e dalla palestra, quindi no. Mi scuso anche se vedete i capelli gonfi, ma l'ho appena piastrati, quindi passatemi. Ma davvero qui ho un bel po' di pacchetti che vi volevo far vedere alcuni acquistini. Perché questo ordine di make-up ve lo dovevo far vedere nel vlog, ma ho fatto anche la parte, ma si è cancellata, quindi ahimè. Mi ritocca farlo, essendo che mi è arrivato anche il pacco Prodis che è pre-Black Friday, perché poi il Black Friday, ragazze e ragazzi, aspettatevi un haul che non finisce più. Lo dico e ve lo firmo anche. Quindi io inizio subitissimo. Anzi, prima di iniziare, mi raccomando di lasciare un like a questo video, se il video vi è piaciuto, logicamente, non costringo nessuno. Iscrivetevi e attivate la campanella, altrimenti siete cattivi. Cattivissimi, quindi mi raccomando e inizio con il video. Allora, non c'è l'indirizzo. Allora, come ben sapete, io vi ho detto già che non acquisto make-up in negozio, nel negozio fisico, perché tipo Wycon costa un po' troppo e poi ultimamente i prodottini non mi stanno piacendo, sono sempre quelli lì, i soliti, scontati. Invece io preferisco fare un ordine, gli ordini su Maculala, perché ci sono più brand e posso comprare anche varie cose, non solo make-up, anche skincare. Infatti ho acquistato delle cose di skincare. Sì, il pack è già stato aperto perché mi è arrivata la settimana scorsa e l'ho acquistato con il tipo l'inizio del Black Friday, questo qua. Quindi questo qua di Maculalia, sì, l'ho acquistato col Black Friday. Anche se Black Friday oggi è 22, oggi è 22, quindi inizierà domani. Che oggi è giovedì, quindi inizierà domani venerdì. Allora, ho acquistato due, metto qui, altrimenti ho acquistato queste due palettine. Eccole qui, della Makeup Revolution. Allora, queste palettine sono bellissime e vengono tipo sui 5 euro, tipo 5 euro l'una. Sono bellissime, però io non ho capito una cosa. Allora, io ho provato questa qui, che è la Velvet Rose. Eccola qui, I colori sono stupendi, però i colori non scrivono tanto bene. Allora, mo voi dite, ma tu per 5 euro cosa vuoi? Giustamente, però io ho provato anche altre palettine di Makeup Revolution, tipo come si dice, tipo la dupe di, come si chiama, di Kat Von D, cioè la falsa di Kat Von D, però io mi sono trovata bene, cioè i colori scrivevano. Invece questa qui, potete fare anche per ore col pennello, così non scrive. Mo, o è il pennello che fa schifo o sono i colori che non scrivono. Però sulla mano comunque scrivono, quindi mo devo vedere un poco. Quindi questa è bellissima, non ha una scrivenza elevata, però per 5 euro ve la consiglio. Se siete come me che non pretendete chissà, oddio, che non pretendete chissà cosa, va benissimo, me la consiglio perché poi cioè, è stupenda. Cioè parliamoci chiaro, chiara è stupenda. Su tutti i colori, sul marroncino chiaro, tipo questo lillino, poi quest'oro. Questo oro qui, lo vedete, è bellissimo, ma dagli swatch capirete che scrive, però non sono proprio, sono tipo glitter pressati, invece questi è proprio polvere. Questo è stupendo, pure questo è bellissimo. Il nero scrive tantissimo, però quest'altro qua un po' mio. Quindi io cambierò pennello, infatti dovrò andare da Wycon perché con i pennelli di Wycon mi trovo bene e devo acquistare il pennello un pochino da sfumatura più morbido, piccolino. E poi tengo quest'altra qui, che è la Iconic Fever. Questa qui non l'ho aperta, però. Questa qui è un po' più sul rossiccio, questi colori un po' così. Poi, io mi piacciono. Non mi trovo questi capelli perché ho anche il cappuccio, quindi mi dà fastidio, mi sono le 50.000 mosse.
Allora, io adoro i blush color pescati, cioè no pescati, scusatemi, io li schifo quelli, adoro i blush color tipo salmone, salmone brillantinato e questo qui, oh, come vedete mi è arrivato rotto, cioè era l'ideale perché io ho il trio di Make Up Revolution che consiste in blush, in terra e illuminante e io l'ho finita, infatti sto usando quello di mia sorella, il blush, ma sto finendo anche quello perché a me è l'unico blush che mi piace davvero. Per tutti i giorni per la scuola utilizzo, sto utilizzando uno di Elf, perché ha visto il mio vlog, l'ha visto che è pure quasi finito. Però lo uso per la scuola perché lo devo consumare, non era neanche mio, però noi, io e mia sorella ci scambiamo i trucchi, questo non mi piace, dammi qualcosa che non ti piace, lo provo io, se mi fa schifo, ciao, arrivederci. Quindi facciamo un po' così, oh. Tipo un decluttering tra di noi. E quindi io questo blush non lo potrò utilizzare perché è tutto rotto, non saprei neanche dove metterlo. Di solito lo depotto, però non ho niente. Poi, essendo che non è neanche compresso, non lo so, non lo so cosa farò, però mi è arrivato rotto. Ho scritto anche all'azienda, ma Si sono fregati. però era stupendo ed è il Make Up Make Love Stayed. Vivid Baked Blush, una cosa di questa. Comunque era bellissimo, però non lo potrò usare. Era proprio il colore ideale, ma è rotto. Poi andiamo un po' a skincare. Ho comprato alcune maschere. Allora, questa era di W7, della idratante. Questa qui è l'Ippopotamo. Mi è piaciuta tantissimo. Poi era quando l'ho tolto, la pelle super morbida. Veramente mi è piaciuta. E quindi questa qui se la trovate ve la consiglio. Perciò questo sito è bello anche per questo, perché voi potete trovare qualsiasi cosa, anche maschere, cioè adoro. Infatti se farò un altro ordine, che secondo me succederà più là col Black Friday, cioè tra oggi e domani, farò scorte di maschere perché mi piacciono sinceramente. Quelle della Garnier, sì, della Garnier. Costano 5 euro, queste qui per 70 centesimi, 1 euro, vale la pena che mi compro queste. Comunque sono buone, sono valide, e perché cioè sinceramente 5 euro per una maschera, cioè ma tutto a posto. E pure quelle là della Sephora io l'ho provata, è buonissima, cioè io alzo le mani, però è un po' esagerato, cioè dai, no. Poi ho preso questa qui della Montagenet, questa qui è quella là Peel Off, questa qui nera. Poi queste qua si levano così, oh. Poi ho questa qua sempre in Montagenet, sempre Peel Off, al tè verde. Questa qui. Poi ho preso questa mi ispira tantissimo ed è una maschera della Revox, cosa del genere. Eccola qui, oh. Sempre in tessuto questa qui. Poi ho preso quest'altro qui che è sempre della W7 ed è Face Mask Vitamina C. Non lo so, questa tipo questo colore così, oh. Le ho prese un po' perché sinceramente le volevo provare. Poi fatemi sapere se volete tipo qualche recensione. Non so, che io vi dissi se volevate prodotti finiti di make-up a fine tutto l'anno. Quindi ve lo ripeto, essendo che non ho avuto conferma sotto il precedente vlog, se vi interessa scrivetemelo sotto perché io finisco veramente i prodotti, li finisco e quindi vi posso inserire anche queste qui e poi me ne parlo. Quindi fatemi sapere sempre voi se vi piace, scrivetemelo giù nell'info box che volete i prodotti finiti di make-up e non, e io ve lo faccio anche quello perché come sapete è una tipologia che mi piace guardare, infatti pure i prodotti finiti di alimentare che questo mese di novembre veramente ho provato un botto di roba, quindi ci piace. E alla fine ho preso questa qui all'avocado, sempre della Revox, ed è la maschera facciale, vabbè. Questa qui, vitamina A, B, C, D, E, poi eccola qui. E quindi le preverò. Poi ho voluto prendere una cipria della Revolution Pro, questa qui, ho. Semplice cipria bianca, anche questa non lo so. Cioè, raga, questa è una truffa. E questa è una truffa. Allora, c'erano fatto mia sorella, oh Giulia, vedi che sul sito di Maquillalea, perché sento che io mi affido a lei perché lei è bravissima, si fa dei trucchi spettacolari.
Allora io mi affido a lei perché comunque conosce più cose di me rispetto a me che sono una capra, però sull'alimentare vieni da me che ti aiuto, quindi ci scambiamo i consigli. Ha visto queste cipre della NYX, fa oh guarda le cipre della NYX stanno a 3 euro neanche, infatti ho fatto vabbè prendimele, comunque NYX proprio qualcosa di nuovo. Vabbè ma io mi pensavo che era così la cipria, sincera, ma siete pronte? Che resta roba? Cioè, ma sono così piccole? No, o mi hanno dato il formato borsetta, sono 2,8 grammi. Ma ditemi se voi avete preso le cipre da NYX, se sono così io. Cioè, perché a me sembra esagerato, cioè una truffa 3 euro per queste cose. Perché poi sul sito, se non mi sbaglio, non sono specificate i grammi. Quindi io sono andata un po' a ruota libera, ho detto vabbè, cioè non vado a pensare che erano così. Vabbè. Comunque questa qui è banana, che questa qui io la uso per il contorno occhi, invece questa qui bianca trasparente per tutto il viso. Sono entrambe HD Finish Powder. Boh, io un po' scioccata, cioè, no, vi devo far vedere la differenza, forse non mi credete. Cioè, non è manco un quarto. Non lo so. Poi ho voluto prendere questo illuminante della Revolution, sempre Makeup Revolution London Vivid Baked Highlighter. Eccolo. Ed è Golden Light. Secondo me deve essere stupendo, l'ho visto su altre ragazze, mi è piaciuto. E infine ho voluto prendere un correttore della Catrice Liquid Camouflage 12 ore, questo qui. Semplice correttore. Ok, spezziamo un po' gli unboxing e vi faccio vedere un libro che ho acquistato da Mondadori tipo 2 settimane fa. Volevo farvelo vedere nel video ma mi dimenticavo sempre, stavo sempre ai piani alti sul mio letto, quindi non l'ho mai preso. Ed è questo libro qui di Francesco Pignatti, La dita del gladiatore. Eccola qui. A parte che questo c'è una tartaruga fenomenale, ma va bene, non l'ho preso per quello. No, 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 no. E questo qui io lo devo leggere perché mi ispirava e parla sempre di proteine, grassi e tutte queste cose qui, infatti mi ispira tantissimo, ma mi devo prendere veramente una giornata che sto più rilassata, che mi devo mettere lì e lo leggo. Infatti penso di leggerlo nel periodo di Natale, ma lo trovate da Mondadori, se non mi sbaglio, a 10-12 euro, ma, o 10 o 14 euro, ma non supera i 20 euro. E quindi l'ho voluto prendere. Io, come ben sapete, non mi piace leggere, cioè mi scoccio dopo un po', a parte che non ho il tempo quindi di mettermi là, perché si sa che per leggere dei libri ci vogliono ore, 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 ore. Infatti questo è il periodo natalizio, sicuramente lo inizierò e lo finirò, perché poi io, una volta che inizio il libro e mi piace, mi rompe le scatole di interromperlo per fare qualche altra cosa. Quindi, perché è come se perdo poi il filo del discorso, come un'interrogazione, è una persona che sta ti blocca ogni 5 secondi, no. E quindi lo leggerò e vi farò sapere. Sì, vi lascio alla fine l'unboxing Prodis, perché sono cattiva, cioè guardate questi capelli qua dietro, mi stanno esaurendo. Mia mamma in un negozietto del mio paesino, comunque del marchio Noi di Notte, eccolo qui, mi ha preso un bizzamino. Allora, non so quando l'ha pagato perché c'ha tutto il prezzo. Ah no, ci sta il prezzo, 16,80 euro, è una taglia S, cioè è bellissimo. Io gli ho chiesto un pigiama però natalizio, però comunque natalizio ce l'avevo, e mi ha preso, volete vedere che mi ha preso bambina? Mi ha preso questo pigiama con questo gattino, che poi questo gattino è quello là, come si chiama, tipo quei gatti, non voglio sbagliare, che fanno pure in televisione ma non mi ricordo. Comunque questo qui con questo gatto è grigio, cioè è di ciniglie, cioè è bellissimo. Eccolo qui, con il collo così, con i bottoncini, ed è morbidissimo, con questo fiocchettino. E poi il pantalone è uguale, è così, con i borsini. Bello, 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 bello. Cioè, è morbidissimo, adoro. Sì, mo per riordinare tutto, ma vabbè, lasciamo stare che sono le 7:20 e io non ho finito il video, non ho finito neanche di sistemare e di ripreparare le cose per la scuola, quindi benissimo, ma oggi andiamo un po' controcorrente. Passiamo allo scatolone, eccolo qui,
che enorme. Meno male che ho sempre qui vicino a me lo sgabello, così subito facciamo. Allora, bustine che poi io l'ho rimesse dentro perché mi scocciavo di andarle a buttare, perché alla fine io un prodottino l'ho provato già, quindi inizio proprio dai prodottini che ho provato. Lian Bagel, no, Burger Bums, sesamo, comunque non lo so come si dice. Sono questi tipo paninozzi, sono tipo paninozzi. Ne ho assaggiato uno ieri ed è buonissimo, quindi io ve li consiglio. Questi qui hanno scadenza veramente a breve, il 25, quindi tra due giorni, ma finiranno subito perché sono davvero ottimi. Poi ho acquistato questa Prozis. Ah, ma questa è più grande, se non mi sbaglio, no? Allora, non mi ricordo, ma rispetto a quella che tengo io è proprio piccola. Questa l'hanno fatta un po' più grande, se non mi sbaglio. Comunque, Prozis, non so se mi sbaglio, vi scriverò qui se mi sbaglio, della Prozis Choco Butter più Whey Protein. Maronami, questa qui è white cioccolato, cioè tipo cioccolato bianco e biscotto. Eccola qui, io. Anche questa la proverò e vi farò sapere, però a me il barattolo sembra più grande. Poi il mio amico ha acquistato questo bottiglione di proteine Gold Standard Whey. Questo qua sono gusto cioccolato, marchio Onno, non saprei. Ha 24 grammi di proteine, se penso per 100 grammi, 5,5 grammi di BCA, 4 grammi di glutamina ed è questo qui, io. No, non lo saprei, sincera. O per confezione, non l'ho mai preso questo qui, quindi non saprei. Vabbè, comunque è questa qui, io. Cioè, il bottiglione è bellissimo. Ok, basta. Penso che ho già fatto una figura di merda. Poi ho acquistato due confezioni di questi muffin che hanno scadenza al 28, cioè... Questo qui sono alla mela, muffin proteici alla mela, e questi qui sono gluten free, oh. Muffin tipo con goccioline di cioccolato, goccioline però, no gocce. Poi come omaggio, no, poi ho acquistato, ecco, questo polvo, ed è, questo è a cioccolato fondente, io ho assaggiato solo a cioccolato bianco, il polvo, sono 18 grammi di proteine, 2,6 grammi di zucchero e bla 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 bla, eccolo qui. E poi come omaggio ho preso due bustine Dio. Questo qui, Oatmeal più Whey Chocolate Chip. Eccolo qui. Sono sempre 35 grammi. E poi ho preso Extreme Whey 100% Whey Protein. Eccole qui. E quindi le volevo provare e le ho prese. Ed infine come omaggio ho preso questa mega barretta Energy Cake ed è tofu flour 100 grammi. Vabbè, comunque un po' di grassi in più, però era un omaggio e l'ho voluto provare. Poi c'è, cioè, enorme, poi durissima. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video o What It's in a Day oppure Mega Boxy Prodis Black Friday. Ciao.